Bentrovati a questa seconda video lezione del corso Java e lezione 2021. In questa video lezione noi oggi esamineremo alcuni concetti fondamentali della programmazione in Java, quali i costrutti fondamentali della programmazione, quali le strutture, diciamo, di condizione, le strutture cicliche, che ovviamente ricalcano, diciamo, la sintassi del linguaggio C, C++, molto simile e sul quale non ci soffermeremo molto, in quanto questo corso vuole dare la possibilità a tutti quelli che hanno un minimo di conoscenza di programmazione procedurale di imparare per bene la programmazione a oggetti. Dopo che avremo illustrato appunto le differenze fra i vari costrutti fondamentali con approccio procedurale in Java, sempre attraverso però l'implementazione di classi, cominceremo ad andare più nello specifico ad analizzare la classe scanner per la gestione dell'input-output da console in Java. Utilizzeremo le strutture try and catch final. Ed eccoci qui alla video lezione numero 2. Gli argomenti testati saranno la gestione dell'input output in Java, vedremo la classe scanner, la gestione delle eccezioni, che riguarda anche la convalida dell'input, le strutture fondamentali della programmazione in Java dal punto di vista procedurale, quelle che poi in realtà sono state ereditate dai concetti fondamentali della programmazione con l'approccio procedurale, quindi le strutture di selezione, le strutture di ripetizione, le strutture di assegnazione e calcolo, e relativi operatori, ma in maniera molto sintetica perché, come detto nella prefazione, questo corso è rivolto, diciamo, a persone che vogliono imparare rapidamente a programmare in Java. Quindi su alcuni aspetti vi rimando alle video lezioni, diciamo, sugli algoritmi e sul linguaggio di programmazione C, C++, perché tanti concetti sono gli stessi ed è inutile ripeterli. Noi vedremo invece cose più importanti, quali appunto la gestione delle eccezioni, che diciamo è anche presente nel linguaggio C++, ma viene molto utilizzata in Java. Poi vedremo l'utilizzo dell'array di oggetti, quindi introdurremo, diciamo, una novità nel linguaggio di programmazione, che è appunto la possibilità di utilizzare un array di oggetti in Java. E vedremo quindi alcuni esempi che vi permetteranno di comprendere appieno come utilizzare queste tecniche di programmazione. Innanzitutto dobbiamo inserire un aspetto importante che è legato alla gestione dell'input-output in Java. Java, come linguaggio di programmazione, ammette l'input e l'output in maniera identica agli altri linguaggi, ovvero in modalità duale, sia attraverso l'uso della console, classica o terminale, o se volete prompt dei comandi nell'ambiente Windows, o attraverso l'interfaccia grafica che verrà vista, diciamo, tra qualche le video lezione, che utilizza, diciamo, tutte le tecniche di sviluppo della gestione della programmazione a oggetti con l'aggiunta degli eventi. Questa parte ovviamente verrà demandata successivamente. Un punto di partenza per poter praticamente utilizzare, diciamo, e gestire l'input-output in Java è l'utilizzo del package java.util, già disponibile, diciamo, nell'installazione JDK Java Standard, a cui, diciamo, documentazione io ve l'ho messa su questo sito web, che è appunto il sito ufficiale. Possiamo anche aprirlo un attimo giusto per vedere di cosa si tratta. Quindi vediamo un attimo che qui si apre la documentazione, quindi come vedete qui c'è la possibilità di andarsi a documentare in maniera pressoché diciamo identica proprio all'utilizzo della documentazione ufficiale del linguaggio Java. E quindi qua viene descritto, diciamo, sommariamente, ovviamente in lingua inglese, diciamo, tutto l'aspetto legato alla classe. Quindi diciamo che attraverso praticamente l'utilizzo della classe scanner presente nel pacchetto Java Util, io posso definire un oggetto tipo scanner che mi consente di veicolare il mio input e volendo anche il mio output attraverso, diciamo, un dispositivo che raccoglie, diciamo, l'input dell'utente.
Questo dispositivo viene definito per la tastiera come il System.in. Quindi la prima cosa che devo fare quando vado a utilizzare un input alla tastiera, devo definire una variabile oggetto appartenente alla classe scanner che mi consenta di diciamo preparare il dispositivo di input. Dopodiché sono ammessi vari metodi per poter leggere l'input. NextInt legge il prossimo numero intero, NextDouble legge il prossimo numero in precisione doppia, Next legge, diciamo, un tipo stringa. AddNext, per esempio, è stato utilizzato come metodo per dire se è presente un altro dato. Poi posso definire, attraverso il metodo UserDelimiter, string, il delimitatore di stringa. Questo è molto importante, per esempio, nel momento in cui io devo inserire delle stringhe che contengono dei caratteri speciali. Per finire, utilizzerò il metodo include per chiudere praticamente, diciamo, il mio canale di input. Sembra una cosa difficile, ma in realtà fra un momento vedremo anche un esempio, è abbastanza semplice. Infatti, il problema dell'input, però, diciamo, al di là della metodologia che noi andiamo a utilizzare, è di andare a intercettare degli errori di funzionamento che molto spesso potrebbero essere fonte di problemi di sicurezza del nostro programma, ma che molto spesso potrebbero essere anche causati dall'utente. Immaginiamo che una richiesta di input da parte del programma richiede l'inserimento di un numero, l'utente inavvertitamente inserisce, diciamo, dei caratteri alfanumerici, il programma Java si interrompe ed esce con un'eccezione, cioè sostanzialmente un'eccezione che praticamente blocca tutto il programma e che comunica che l'utente ha inserito, diciamo così, un dato errato. Ricordatevi sempre che la convalida dell'input è fondamentale per il buon funzionamento dei programmi, ma soprattutto per la vostra sicurezza. Quindi il mio consiglio è comunque in generale di prestare attenzione a questo aspetto. In Java ancora di più devo andare a intercettare gli errori, diciamo, e gestirle mediante le eccezioni. Poi parleremo tra un attimo delle eccezioni. Eccezione non è altro che un evento che si verifica durante l'esecuzione del programma. Deve essere intercettato un errore che potrebbe essere anche di altra natura, per esempio una divisione per zero, il termine di, diciamo, di un'operazione prima del previsto. Insomma, le eccezioni sono di vario tipo, poi ci darà, diciamo, una parte ben specifica su questa, diciamo, sulla gestione delle eccezioni. Però immaginiamo che io, attraverso un ciclo for, possiamo già dirlo, tanto in Java è disponibile anche il ciclo for, voglio inserire un certo numero di dati. A un certo punto, se non intercetto le eccezioni, tutto, diciamo, il mio inserimento viene a cadere. Quindi l'eccezione praticamente è una struttura che può essere gestita attraverso la struttura try, catch, finally. In Java try dice proviamo a fare qualcosa, per esempio a richiedere un dato di input. Se c'è un errore, catch, tipo di eccezione, devo andare a discriminare un'eccezione, allora io vado a eseguire un codice che può essere anche la comunicazione di un errore. Guarda, hai sbagliato a inserire un dato, hai sbagliato a inserire il numero, devi inserire un dato in un certo formato. Finally potrebbe essere utilizzata come ulteriore clausola per dire: allora io ho provato a inserire, diciamo, delle informazioni in input, ho provato quindi a eseguire un codice, è andato tutto bene, quindi la catch viene saltata ed eseguo un altro codice. Quindi sostanzialmente è come se fosse una sorta di if a tre vie, dove c'è praticamente un tentativo, un errore, quindi diciamo una non convalida di questo tentativo e una convalida di questo tentativo. Ovviamente nella struttura try and catch la cosa importante è che è obbligatoria è proprio la try e la catch. La finally la posso benissimo bypassare e posso, dopo che ho fatto questo blocco di operazioni, dopo la catch posso continuare l'esecuzione del mio codice Java. Quindi sostanzialmente questa è la struttura. Immaginiamo il classico problema, anche se banale, del calcolo, diciamo, del massimo dei numeri, e io ho ipotizzato una classe CalcolaMax dove abbiamo quattro attributi di tipo reale che sono privati, questo è lo schema OML, il mio costruttore e il mio metodo che fa ritornare questo numero reale massimo. Vediamo come possiamo provare a fare implementazione in Java. Vi ho messo già qui il codice, vedete? Ho incluso attraverso la import la java.util e
E poi ho inserito addirittura nella java.util una particolare classe che è la input mismatch exception, cioè significa se tu sbagli a inserire il tipo di dati, lui intercetta questo errore. Dopodiché, ricordiamoci sempre che in realtà la classe verifica elettromagnetica calcola matt, i famosi quattro attributi, double, vi consiglio double, il costruttore che non fa altro che assegnare attraverso il passaggio parametrico i tre valori ai miei attributi privati, andiamo un attimo più avanti, e la funzione o metodo a questo punto che restituisce un reale per calcolare il massimo dei tre numeri. Quindi il metodo massimo è una funzione che mi ritorna un reale, mi calcola il massimo secondo il classico algoritmo del massimo dei tre numeri. Vedete qui l'if è tale e quale a quello del C del C++, quindi è inutile proprio soffermarci sugli algoritmi, perché io do per scontato che questa parte sia già ben nota a chi si approccia a questo, diciamo, tipo di corso. Bene, poi definiamo il metodo main, che definisce praticamente le tre variabili che fungeranno da input. Ricordate sempre inizializzarlo a zero, questo è obbligatorio in Java, è sempre obbligatorio inizializzare tutti i dati prima di utilizzarli. Definisco l'oggetto di scanner della classe scanner, chiamo S. Faccio un nuovo oggetto tipo scanner, il costruttore system.in, comincio con la try e dico guarda, inserisci tre numeri e con next double, metodo next double associato all'oggetto S, vado ad acchiappare l'input da tastiera e lo vado a inserire all'interno, diciamo, delle mie variabili A, B e C. Il problema fondamentale di questo tipo di approccio è che la try and catch, ovviamente, basta che io inserisco un solo valore sbagliato e chiaramente intercetta l'errore. Poi vado nella catch, se viene intercettato l'errore con un errore di inserimento input mismatch exception di tipo di nome A, questo è il nome della variabile di tipo exception, system.out println errore praticamente nell'inserimento dell'errore. Finally chiudo lo stream. A questo punto i dati che ho inserito nel main sono corretti, vado a fare l'istanziamento dell'oggetto calcolaMatt. Vado a fare il calcolo chiamando il metodo massimo associato all'oggetto BJ della classe calcolaMatt e vado a stampare il mio risultato. Quindi, come vedi, è tutto abbastanza semplice. Ovviamente io voglio farvi vedere quello che ho fatto, quindi vado ad aprire il codice, sto utilizzando BlueJ, che lo ritengo un ottimo compilatore Java inizialmente per poter utilizzarlo, e non faccio altro che farvi vedere il codice che ho già velocemente scritto per evitare, diciamo, di trattenermi inutilmente davanti al video. Vado a compilare questo codice, poi lo utilizzerete e lo potrete utilizzare sul mio sito GitHub ufficiale, che vi ho messo il link sotto al video. Andiamo adesso all'altro, diciamo, finestra di BlueJ. Vado con l'esecuzione del metodo main. Ovviamente mi chiede dei parametri, ma io posso non darli. Viene aperta la console, mi chiede tre numeri, 4, 5, e metto meno 1,5, e quindi viene stampato il massimo. La cosa interessante è che io quando vado ad inserire questo numero lo pure con la virgola decimale. Vi faccio vedere. Adesso andiamo a eseguirlo un attimo. Ovviamente stiamo facendo lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima. Io inserisco 1, nel momento in cui inserisco 1,2, vedete, mi genera un'eccezione. Quindi ricordate che nei numeri reali in Java utilizza la notazione della virgola decimale e quindi mi ha intercettato l'eccezione. Si interrompe chiaramente il programma perché io ho gestito minimalmente, però mi assicuro che almeno il programma termini in maniera corretta. Andiamo adesso a vedere, diciamo, le strutture fondamentali della programmazione. Velocemente vi faccio vedere, quindi l'istruzione if, chiaramente le parentesi graffe laddove ci siano più istruzioni, gli operatori di relazione che possono essere utilizzati in combinazione anche con gli operatori logici. Vi ricordo che l'OR è identificato con le doppia pipe, l'AND con doppia commerciale, quindi queste poi sono le classiche notazioni del C. Vedete, poi per combinare c'è bisogno delle parentesi. Posso utilizzare le condizioni annidate secondo l'esigenza del mio problema, secondo la mia risoluzione. Quindi, come vedete, queste sono le
classiche cose della programmazione procedurale. Abbiamo anche lo switch case, dove ovviamente non è altro che una ripetizione della stessa struttura del linguaggio C++, quindi sostanzialmente è abbastanza interessante questo aspetto. Ve la faccio rivedere un attimo la diapositiva, e quindi vedete qui, immaginiamo con l'esempio di avere diciamo delle numerazioni, non so, il colore come numerazione. Posso dire che se il colore rosso, verde e nero, tu prendi, diciamo, determinate decisioni. Poi c'è l'azione di default, che sarebbe il famoso falso, che io chiaramente posso benissimo diciamo omettere. Per le numerazioni poi vedremo meglio diciamo la gestione. Andiamo avanti, vediamo le strutture cicliche, la struttura ciclica for con il contatore che può arrivare fino a, diciamo, a un valore di fine, poi avere un patto. Ovviamente sono tutte strutture diciamo molto come dire semplici. La while, la condizione iniziale per un ciclo precondizionale, il do while per un ciclo post condizionale, e quindi i cicli che poi possono essere utilizzati tranquillamente in Java. Quindi le strutture cicliche sono abbastanza, diciamo, semplici, sono le stesse utilizzate nel linguaggio di programmazione come il C e C++. Gli array vengono definiti come una collezione organizzata di dati omogenea, i cui elementi sono selezionati mediante un insieme di indici. Se si tratta di un array monodimensionale si parla di vettore, se si tratta di un array multidimensionale si parla praticamente di matrice. Dopodiché l'istanziamento di un array avviene con la dichiarazione tipo, per esempio int, nome dell'array con le parentesi quadre di sapere, te praticamente puoi fare nome dell'oggetto quale new tipo di 21, oppure semplicemente tipo nome parentesi quadrato di sapete quale new tipo di 21. Gli array possono, diciamo, poi essere utilizzati per fare delle operazioni che, diciamo, conosciamo almeno dall'informatica di base della programmazione, che appunto incremento dei dati, la ricerca dei valori all'interno dell'array in maniera sequenziale, se si tratta di array non ordinato, oppure la ricerca dicotomica, che è molto più veloce praticamente nel caso in cui l'array si ordina, la modifica e la cancellazione degli elementi dell'array. Una delle sostanziali differenze in Java rispetto per esempio al C e al C++ è la mancanza della struttura dati struct, o di quello che noi chiamiamo il record, ma questo, diciamo, sembrerebbe una limitazione del linguaggio, ma in realtà non lo è, perché noi utilizziamo la classe come un contenitore di dati e quindi la possiamo assimilare a un struct. E proprio l'esempio che noi adesso andremo a vedere qui, che appunto riguarda la definizione dell'array di oggetti. Io nel diagramma ML ho definito praticamente vari dati, immaginando di parlare, diciamo, di un registro di classe degli alunni di una scuola. Abbiamo il nome, il cognome, i vari dati anagrafici, i loro tipi, che sono tutti attributi di tipo privato. Poi abbiamo praticamente un primo costruttore, praticamente, che non fa altro che fare l'allocazione di questi dati all'interno della mia, diciamo, della mia oggetto istanziato all'interno della classe. Poi abbiamo un metodo stampa che non fa altro che stampare, diciamo, i dati che io ho inserito, molto semplice. Un metodo esito per dire che se la media di quei voti era praticamente superiore a 6, allora l'esito non ammesso. Infine abbiamo definito un ulteriore costruttore che non fa altro che prendere il numero degli studenti in input. Questo perché? Perché sostanzialmente nell'utilizzare l'array di oggetti, quantomeno gli dobbiamo dire quanti oggetti devono far parte della collezione. E qua già notiamo una proprietà fondamentale per la mappatura di oggetti. Noi stiamo praticamente utilizzando due costruttori con lo stesso nome, che la classe ovviamente poi definisce anche il nome del costruttore, e l'utilizzo dei costruttori con lo stesso nome è possibile perché diciamo si tratta niente altro che del sovraccaricamento dei metodi load, in quanto praticamente il linguaggio di programmazione li riconosce in relazione al fatto
che il numero di parametri è diverso. Andiamo un poco più in profondità. Ovviamente l'esempio che stiamo ponendo adesso è un esempio che è legato, diciamo, a una struttura dati su memoria centrale. Poi nelle prossime due lezioni vedremo anche, diciamo, come gestire un archivio di dati in Java, prima con i file e poi attraverso. La classe quindi prevede nel nostro progetto una serie di attributi che sono privati, che sono appunto i dati dei nostri studenti. Come dato aggiuntivo intero abbiamo messo il numero degli studenti. Poi abbiamo realizzato il primo costruttore che ci permette di istanziare tutto l'insieme dei dati per quanto riguarda appunto la nostra classe. Abbiamo realizzato un altro costruttore con un override, praticamente, no, un overload, perdonatemi, del costruttore, per far sì che praticamente questo costruttore memorizzi il nome degli studenti, il numero degli studenti. Perfetto. Dopodiché abbiamo fatto il metodo stampa, che è una void, è una procedura, quindi un ritorno a un valore che non fa altro che provvedere alla stampa. Poi abbiamo realizzato, diciamo così, una semplice diciamo, procedura, quindi metodo void, che fa la stampa dell'esito sulla base della media dei voti che ha raccolto in input. La parte più complessa riguarda chiaramente, e come è logico aspettarsi, il main, perché se andiamo a vedere un attimo il main viene strutturato in una prima parte dove abbiamo utilizzato appunto la try and catch per chiedere il numero degli studenti. Una volta chiesto il numero degli studenti, nella final della try and catch, quindi se questo inserimento ha dato buon fine, diciamo, andiamo a istanziare praticamente l'oggetto registro di nome reg inserendo solo il nome degli studenti. In realtà questo costruttore non fa nulla, non inserisce dati, ma semplicemente mi prende il numero degli studenti, che poi utilizzerò all'interno praticamente del mio ciclo for, diciamo, per poter effettuare appunto la lettura dei dati. Fate attenzione che il numero degli studenti, n studenti, in realtà è identico all'attributo che abbiamo usato nella classe. Questo è consentito, diciamo, nel codice della funzione Java, però ha un significato diverso. Questo rappresenta la variabile relativa al main. Dopodiché, con la try and catch, io gestisco solo l'inserimento della media dei voti. In questo caso avrei dovuto gestire in realtà anche tutti gli inserimenti, diciamo, di queste stringhe, però diciamo, per semplificare un po' il discorso, abbiamo voluto indicare solo l'inserimento di questo numero reale, che tra l'altro è inserito con la virgola, non con il punto decimale come in altri, diciamo, linguaggi. Dopodiché, inserite tutti questi dati attraverso l'uso del metodo next, che non fa altro che aspettare l'input dell'utente, grazie alla classe scanner che noi abbiamo istanziato come oggetto tastiere, che abbiamo quindi diciamo collegato al nostro dispositivo di input. Andiamo a istanziare un oggetto temporaneo R di classe registro con il costruttore che ti aspetta appunto i nostri parametri che abbiamo preso in input, e andiamo a uguagliare il riferimento di questo oggetto al riferimento dell'array di oggetti con posizione K, quindi del k-esimo all'1. E poi dopo facciamo un altro ciclo per la stampa, praticamente, diciamo, dei dati dell'all'1 e degli esimi. Dopodiché vado praticamente a chiudere il mio, diciamo così, scanner, ma mi ha oggetti per scanner, per dire che ho finito diciamo il flusso di input. A questo punto ovviamente non potevo non far vedere il progetto, quindi abbiamo la import che mi permette di importare due classi della Java util, che appunto sono l'input mismatch exception, la Java util per lo scanner, la classe registro, il primo costruttore, vedete, faccio uso del this per dire l'oggetto istanziato, attributo, nome, destro uguale al parametro ricevuto in input nel main, e così via. Poi utilizzo quest'altro costruttore, l'ho scritto sotto, con l'overload appunto registro per scaricare il numero di studenti,
La stampa, che in questo caso ho voluto fare così, ma avrei potuto utilizzare anche il metodo toString, lo vedremo nelle prossime lezioni. Poi, diciamo così, la funzione procedura, scusate, void try, che non fa esito, che non fa altro che andare a visualizzare la media dei voti. E quindi in questo caso ti dice se l'alunno è stato ammesso o non ammesso all'anno successivo, se la media è superiore o inferiore a 6. Andando a vedere poi in main, abbiamo quindi tutte queste variabili, importante inizializzarle a 0 anche quando in realtà i nostri valori saranno diversi, che Java obbliga l'inizializzazione delle variabili. Poi abbiamo l'inizializzazione dell'oggetto scanner, la prima try and catch. Quindi andiamo a prendere, diciamo, il nostro dato. Se c'è un errore c'è l'eccezione, ovviamente termina in maniera diciamo anomala il programma, perché io dovrei gestire, diciamo, l'eccezione cercando di farla ripetere l'inserimento del dato. Diciamo, questo può essere fatto abbastanza semplicemente utilizzando una struttura ciclica tipo do while, poi lo vedremo nelle prossime video lezioni. La final vuol dire che il primo inserimento è andato a buon fine, si passa al ciclo for dopo che ho istanziato questo oggetto reg, che è il mio array. Vedete, mi viene dato la dimensione dell'array, però è un array di oggetti registro. Vado a fare il mio ciclo for per inserire i dati, faccio la try and catch all'interno del ciclo for per gestire solo l'inserimento della media, così. Dopodiché vado a fare uguaglianza sui riferimenti, quindi ho tanto un oggetto temporaneo di tipo registri, la classe registri di nome R, dopodiché vado a uguagliare il riferimento a questo oggetto. Quindi ogni volta che nel ciclo for avrò inserito in maniera corretta i miei dati, l'oggetto R, che prima conteneva, diciamo, determinati caratteristiche, determinati valori, verrà azzerato e reinizializzato con il nuovo oggetto istanziato, diciamo, attraverso la clausola new. Qui invece nell'array registro vado a memorizzare tutti i riferimenti agli oggetti per poi poterli utilizzare dopo, vedete, come se stesse un banale array, dove l'array, diciamo, è reg, k per l'indice dell'array, e il metodo stampa, il metodo estrai, esito, scusate, è quello che consente quindi di eseguire la valutazione dell'ammissione dell'alunno all'anno successivo, e poi si chiude, diciamo, la classe scanner attraverso l'oggetto tattile viene chiuso. L'esecuzione, quindi, come avviene? Io vado qua in BlueJ, vado a compilare, in realtà avevo già compilato prima, è andato tutto a buon fine, eseguo il main. Non do argomenti con il main per ora, e si apre la mia console. Fate attenzione che l'input deve essere inserito qui. Inserisco per comodità due studenti. A questo punto parte la routine che mi chiede di inserire i dati. Io in questo momento sto inserendo, diciamo, dati corretti, proprio per evitare, diciamo, errori. Però dopo vi faccio vedere anche come viene gestita l'eccezione. Vedete, poi viene inserita la classe quarta. A, poi vado a inserire la media 5.6. Ok, dopodiché mi chiede di inserire un altro nome. Io inserisco chiaramente un altro nome, un altro cognome. Vedete, sempre tutto praticamente. Adesso i dati sono puramente inventati, così come tutte le date di nascita, eccetera. Ma questo è chiaro, dobbiamo comunque provare il nostro programma. E poi metto la media 8,0. E quindi, come vedete, ci dice praticamente che il primo studente i cui dati sono questi qua è stato ammesso, e l'altro studente invece non è stato ammesso. Ok, il programma sarebbe terminato. Vediamo un attimo che cosa succede con l'eccezione, giusto per farvi capire la differenza. Mettiamo qua, inserisco una lettera, quando lui si aspetta un numero, chiaramente lui mi genera un'eccezione e il programma chiaramente termina in modo anomalo. Chiaramente questo dovrebbe essere gestito in maniera più precisa e più puntuale. Quindi, ricapitolando, abbiamo utilizzato l'array di oggetti,
La sintassi generica è classe nome array uguale new nome classe con il costruttore int numero degli elementi, ma potevo anche non metterlo proprio il numero degli elementi. Poi utilizzo questa variabile temporanea giusto per, diciamo così, inizializzare il primo, come dire, il primo oggetto, dopodiché vado a riferire l'oggetto praticamente array di oggetti. Questo passaggio non è obbligatorio, però io ve lo consiglio almeno all'inizio per comprendere bene qual è, diciamo, la metodologia, perché io potevo benissimo andare a realizzare in maniera diretta, diciamo, un istanziamento registro di K quale new registro, però ovviamente sarebbe stata di più difficile comprensione. Ovviamente alcune, diciamo, considerazioni finali per quanto riguarda diciamo, un array di oggetti. In questo momento noi stiamo ragionando con un array di oggetti che chiaramente ha dimensione prefissata, perché in realtà noi giriamo comunque da qualche parte il numero degli oggetti. Ovviamente questo metodo non è l'unico, è possibile gestire la questione anche in maniera dinamica, e questo può essere fatto per esempio utilizzando delle altre classi che appunto implementano in Java tutta quella parte che riguarda le strutture dati dinamiche, cioè diciamo le liste, gli stack e le code, in maniera chiaramente pressoché similare a tutte quelle che sono le STL e C++, ma questo, diciamo, è un discorso di lì a venire che verrà, diciamo, accennato nel momento in cui parleremo delle strutture dinamiche in Java. Allora, cosa dirvi? Con questo io ho concluso, vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale, gli altri contenuti trovate, diciamo, i link sotto al video, e ci vediamo per la prossima video lezione, che riguarderà appunto la gestione degli archivi di file in Java. Grazie, arrivederci.